Salve a tutti, questa volta parleremo della cessione del credito d'imposta o dello sconto in fattura inerente a quelle che sono le detrazioni fiscali per presentare nella dichiarazione dei redditi. Come sappiamo bene, già dall'anno scorso col famoso decreto rilancio, un decreto del maggio del 2020, è stata un po' ridisegnata quella che è la possibilità della fruizione del credito d'imposta inerente ai lavori di ristrutturazione edilizia, ma non solo ristrutturazione edilizia, parliamo del montaggio dei pannelli solari, delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche, adozione delle misure antisismiche e della ristrutturazione delle facciate, comprese anche la sola pulitura e tinteggiatura delle stesse. Sapevamo già negli anni scorsi che era possibile usufruire di questa detrazione ripartendola nei 10 anni nella dichiarazione dei redditi, ma da quest'anno, meglio dal 1 gennaio del 2020 e fino al 31 dicembre del 2021, è possibile usufruire di queste detrazioni, ma o cedendole agli stessi fornitori oppure a enti esterni che possono essere le banche o gli uffici postali. In pratica, questo tipo di agevolazione riguarda in particolar modo anche quello che è il famoso ecobonus del 110%. Una breve parentesi sull'ecobonus. In pratica è previsto la possibilità di utilizzare una detrazione fiscale pari al 110% dei lavori eseguiti. Questa detrazione può essere ripartita o in 5 anni oppure questa detrazione può essere ceduta per intero a istituti di credito, uffici fiscali oppure ottenere uno sconto in fattura da parte delle aziende fornitrici o delle aziende, delle ditte che svolgono i lavori delle ristrutturazioni. Per questo tipo di agevolazione è previsto che il lavoro venga comunque, che il lavoro da eseguire venga comunque asseverato dal commercialista o dall'intermediario, che è comunque l'unico soggetto che potrà trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'opzione da parte del contribuente su questo, l'opzione sulla cessione del credito o sullo sconto, cosiddetto sconto in fattura. Ecco, questo tipo di agevolazioni, come stavo dicendo prima, a parte appunto questa parentesi dell'ecobonus del 110%, riguardano anche tutti quegli altri tipi di agevolazioni che fino all'anno scorso potevamo usufruirne del 50% oppure in misura del 75% o anche del 90%. In questo caso non è prevista l'asseverazione da parte del tecnico, ma in ogni caso il contribuente che intende usufruire di questa agevolazione o cedendo il credito o utilizzando lo sconto in fattura non deve fare altro che presentare questa opzione all'Agenzia delle Entrate. L'opzione deve essere presentata sia dal soggetto oppure avvalendosi sempre di un intermediario, che può essere un commercialista oppure un CAF. In questi casi il contribuente può decidere di cedere non tutto il credito, ma solo una parte, oppure può anche cedere questo credito a diversi fornitori. O diverse ditte che svolgono questo lavoro. Il fornitore che accetta questo credito può utilizzarlo anche lui in compensazione, però lo può utilizzare negli anni rimanenti la possibilità di usufruirne, cioè se parliamo di una detrazione che deve essere distribuita in 10 anni, il fornitore che accetta questo credito d'imposta lo può utilizzare in compensazione appunto nei 10 anni successivi. Oppure a sua volta può cedere questo credito d'imposta sempre a istituti finanziari, uffici postali o intermediari in generale.